500 like, ha promesso che costruisce Kate, lo skateboard elettrico. E dopo dove vai? Nell'episodio precedente. Questo, ragazzi, è il punto a cui siamo arrivati. E se volete che nella parte 2 vado da Miki a darglielo, mi raccomando, spaccate questo video di like perché dobbiamo farglielo arrivare. Prodotto da Herbaline. Dalla scorsa puntata sono successe molte cose. Infatti ho continuato a provare a taggare Miki da tutte le parti, ma non ricevetti alcuna risposta. Infatti incominciai a pensare che questo video stesse diventando un flop. Però non mi diedi per vinto, continuai a taggarlo. E non immaginerete mai cosa è successo. Raga, stavo controllando i commenti e non ci credo ancora. Stavo vedendo un po' le risposte che mi mettevate sotto i video e guardate chi ho trovato. Mi ha commentato Miki! Let's go! Finalmente, dopo mesi che provo a contattarlo, Miki finalmente ci ha dato una risposta. Adesso non resta solo di portarglielo. Ma prima di scoprire come, vi lascio al resto della costruzione. Oggi, ragazzi, dobbiamo costruire la base del premio. Questo è il legno che andremo a utilizzare per fare la base. Ora, senza perdere altro tempo, andiamo subito a tagliare questo pezzo di legno. Prima di continuare, grande Piera per aver vinto la battuta più divertente. Commenta con una battuta divertentissima sotto questo video. La migliore sarà messa all'inizio del prossimo video. Adesso ti lascio il video. Tagliato uno, adesso ci mancano questi pezzi. Ok, ragazzi, abbiamo tagliato la base, adesso dobbiamo incollarla e inchiudarla e successivamente dobbiamo colorarla. La colorerò di oro per appunto ricordare il play button di YouTube da 1 milione di iscritti. Let's get it! Ok, questo si è asciugato, adesso incolliamo questo qui. Ok, abbiamo incollato tutto, dobbiamo ancora scartavetrare questi pezzi che escono e poi dobbiamo inchiudere il tutto. Poi, per quanto riguarda l'assemblaggio della base, abbiamo finito. Non ci resta poi dopo che pitturarla d'oro. Base di Molteni del premio, adesso la facciamo prima di bianco e poi di oro. Allora, abbiamo finito di dare tutto il bianco, dobbiamo solo aspettare che si asciuga un bel po', perché poi se diamo l'oro e non si è ancora asciugato è un bel pasticcio. Quindi aspettiamo una 15 di minuti e poi si spruzza l'oro, ragazzi. Let's go! E adesso, ragazzi, il risultato finale di come è venuta la base. 3, 2... Uno. Però, una volta finito, il premio a Miki dovevamo anche portarglielo. Ma lui continuava a non risponderci. E quindi mi serviva un piano. Raga, ci serve un piano. Sto provando a taggarlo dappertutto, continuando anche su Instagram, YouTube e tutti i social che credo esistano nel mondo. Però non ci risponde. Ci serve un piano per portarglielo in qualche modo. Il piano consiste nello scoprire dove abita. Come? Beh... Nel frattempo, in un universo parallelo... Allora, piccolo trick... Prima di registrare devi sempre passare la maglietta sulle lenti, vedi com'è sporca. Sì, sì, sì. Questa, raga, è la base come è venuta. Dobbiamo solo pincollarci il premio sopra e poi ci stiamo avvicinando alla fine. Ho modificato ancora il premio un pochettino per farlo fighissimo. Non vi farò vedere com'è fino alla fine del video, quando Miki lo aprirà. Sempre se lo troveremo. Perché infatti adesso vi spiego come capiremo dove abita e come lo raggiungeremo. In molti dei video di Miki è presente un bar chiamato Costa Caffè. Ho cercato un po' su Google quali potrebbero essere i Costa Caffè intorno a Milano e uno mi è sembrato quello giusto. Abbiamo subito comprato i biglietti e domani dobbiamo andare da Michele Molteni. Speriamo che andrà tutto bene e che riusciamo a consegnarglielo. Buon viaggio a me del futuro. Ci vediamo domani. Lui è Nicolò e mi accompagnerà da Michele Molteni. Siamo sul treno in direzione Ro Milano, poi dobbiamo fare due cambi e alla fine arriveremo a Costa Masnaga da Michele Molteni. Secondo me prende il regalo, lo butta per terra, ride in faccia e scappa via. Sempre se c'è, perché se non c'è ci freghiamo. Infatti ero convinto che il problema era che Miki non ci fosse stato, ma a non esserci era qualcos'altro. Ci hanno appena cancellato il treno e mi sa che c'è un problema, ragazzi. A non esserci non era solo il nostro treno, ma infatti tutti i treni che erano stati prenotati per quel giorno. Abbiamo provato a spostarci in altre stazioni, fare altri biglietti, ma nulla è servito di tutto ciò, perché appunto c'era sciopero quel giorno, cosa che noi non sapevamo ci fosse. Alla fine dobbiamo rimborsare tutti i biglietti e mi sa che partiremo un altro giorno. Speriamo la prossima volta andrà meglio. Siamo a Ro Fiera e adesso proveremo di nuovo ad andare a casa di Miki. Speriamo bene, speriamo non ci cancellino altri treni, perché veramente ci ammazziamo.
Alla fine, mentre andavamo da Michele Molteni, il ragazzo qua ha perso il portafoglio. Dio. Alla fine del video scoprirete se l'abbiamo ritrovato oppure no. Seguite fino alla fine. Dio. Abbiamo preso l'ultimo treno per poi andare da Michele Molteni. Ci riusciremo? O forse no? Tra pochissimo lo scoprirai. Comunque ragazzi, 7 ore per andare da Michele Molteni. 7 ore. Eccoci ragazzi, Costa Masnaga. Miki, stiamo veramente arrivando. Andiamo a chiedere a lui, che mi sembra che lo conosce. Scusa, volevo chiedere un'informazione. Tu per caso conosci Michele Molteni? Lo conosci? Guarda, l'ho visto, entrare in casa 10 minuti fa. Quando va bene, grazie mille. Siamo arrivati, ci ha appena salutato. Abbiamo beccato proprio il momento sbagliato perché è in videoconferenza. Però aspetteremo ragazzi, perché sinceramente ce la faremo. Da Torino arrivare qua e poi, cioè, aspettiamo finché finiamo. Tra l'altro la seconda volta. A un certo punto succede qualcosa di incredibile. Miki esce e ci fa cenno di entrare. Ciao, cosa mi hai portato? Vai. Sei registrato, bastardello. Apro io. Vai, se riesci, perché un po'. Tu hai costruito il plastico, no? Se non allora, sbaglio. Io ti ho fatto il plastico del mini bunker. Mamma mia. Andiamo che cazzo ha combinato, eh. Vediamo. È un taglierino. Che mi sta sul muschio. Eh? Muschio selvaggio. Non giochiamo più. Perché, ma c'è proprio la sì, terra, sì, attorno. Cioè, non è la terra, è la base. Qua c'è scritto. Vabbè, lo appoggio. Vabbè. Allora, passiamo. Spiegami intanto che lo apro. Allora, appunto ti ho fatto, ho pensato di farti il mini bunker come premio. Ah, questo qua è il mini bunker. Sì, dovrebbe, okay, essere il mini bunker perché perché appunto il play button di YouTube è abbastanza semplice, abbastanza lo stesso, quindi ho pensato di fartene uno. Ah, è vero, sì, mi ricordo che c'avevi in mente la roba del play button. E tra l'altro mi è arrivato, non l'ho ancora aperto. Non so neanche se c'è scritto Michele Molteni giusto. Va bene, apriamo? Vai, vai. Accendiamo? Non c'è nulla di che, però. Ma sì, sicuro che qua è un po' duro, eh. Apro. Ti ho messo il logo di YouTube. Cazzo, non avevo visto il casino qua. Che bello. Che figata. Questo qua è il mini bunker. Mini million bunker, button. Million button. Esatto. Bello, l'idea ci sta un botto, sì. L'esecuzione. Quattro. Ma quelli è invitato tu. Bello, dai. Bravo, grazie. Grazie, zio. Bello. Approvato anche Michele. Approvato. Dai, bello, grande. Hai messo la staccionata dei cavalli. Staccionata dei cavalli. Che non c'è. Non c'è ancora. Ma questo qua l'ha visto il mini bunker. Cazzo, non c'entra niente. Bello, grande zio. Lo poggiamo qua dove c'è il robot. Idea, alla fine hai trovato un'idea per il robot. Ehi, non si può, no, dire. Spoiler. È bello sempre. Grazie, zio. Non so chi sia. E quindi raga, dopo aver visto la creazione che ha fatto, 500 like, 500 ha promesso like, che costruisce un nuovo trabicolo, ma con il sellino più uno, esatto, skate, uno skateboard detto, elettrico. E dopo dove vai? E dopo andiamo fino in Liguria. Sì. Abbiamo consegnato il premio a Michele Molteni e adesso andiamo con l'ultima sfida, ovvero ritrovare il portafoglio di Nicolò. Il prodomo è andato a prendere il portafoglio, adesso scopriremo se c'è ancora tutto. C'è tutto. C'è tutto. C'è tutto. Ricordatevi che questa è l'ennesima dimostrazione che se volete raggiungere qualcosa, con l'impegno la raggiungerete per forza. Ragazzi, allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra costruzione pazza e a 500 like costruiamo uno skateboard elettrico. Ciao, 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 ciao. Questa storia purtroppo è terminata, ma non temere, perché presto ne verranno di nuove. Segui Yervoline per non perderti alcuna sua creazione. Arrivederci, alla prossima!